ha la vita solo e soltanto da qua dentro. Finché un giorno accade qualcosa che ti ricorda chi eri. Non sono un delinquente. Non possono darmi 6 anni per una cosa del genere, non ha senso. Questa è la mia cella e si fa come dico io. Barcellona, febbraio 76, 3 mesi dopo la morte di Franco, la nascita in Spagna di una democrazia ancora timida e fragile in una transizione dalla dittatura lenta e faticosa. Ispirato a fatti realmente accaduti, diretto e cosceneggiato da Alberto Rodriguez, già autore del bellissimo La Isla Minima, Prigione 77 si colloca in uno spazio temporale di poco anteriore a quello del film del 2015, un'epoca in cui nelle strade si festeggiava la ritrovata libertà, ma nelle carceri i detenuti vivevano in condizioni disumane, scontavano pene spropositate e subivano soprusi violenti e torture efferate. Tu perché sei qui? Mai chiederlo. Siamo in una democrazia! E attorno a 2 reclusi, assai diversi fra loro, che il racconto prende forma e sostanza. Un giovane contabile che rischia 20 anni di galera per appropriazione indebita, avendo sottratto denaro all'azienda per cui lavora, in attesa di un processo sempre rinviato, e un 50enne con una lunga lista di condanne alle spalle, disilluso e cinico, che ha fatto della sua cella, con la complicità silenziosa delle guardie, il suo luogo protetto. Voglio che tu mi scriva al sindacato. Voglio uscire da qui. L'accurata gestione degli ambienti interni al grande penitenziario catalano, chiuso nel 2017 e ora adibito a museo, e un'adeguata costruzione dei caratteri e delle psicologie dei personaggi sono i punti di forza del lungometraggio di Rodriguez, che da un lato aderisce fedelmente ai canoni del prison movie, sull'esempio di celebri film come Fuga da Alcatraz, ma dall'altro innesta nel filone carcerario una vibrante coscienza sociale e civile. Prima ancora della rievocazione della più grande evasione della storia spagnola, Prigione 77 è infatti la denuncia di una giustizia negata, di uomini intrappolati dietro le sbarre, delinquenti comuni, dissidenti politici, omosessuali, zingari e immigrati che si uniscono nel COPEL, il comitato coordinatore dei prigionieri in lotta, per protestare e rivendicare il rispetto dei propri diritti. Secco, teso, ritmato, con una regia tutta al servizio della narrazione, Prigione 77 ragiona dunque con personalità sul fuoricampo della vita, partendo proprio dal di dentro, dall'isolamento forzato di migliaia di detenuti. Un raffronto incalzante, capace di coniugare spettacolarità e autorialità.